Con Sindaco Daniele Montebello siamo all'inaugurazione del campo di Castelnuovo, un impianto importante che è costato sacrifici e soprattutto tempo, però per una comunità che ha quanti abitanti? Castelnuovo ha poco più di 8.000 abitanti e ha due società sportive che operano nel mondo del calcio, via. Quanto è stato difficile mettere in piedi tutto questo? L'intervento è stato lungo, è durato un anno di lavori e è stato piuttosto complicato, però credo che sia oggi la giornata che ci ricompensa di tutti gli sforzi fatti, e vedere poi già da domani giocare a calcio su questo terreno con queste tribune alle mie spalle sarà una soddisfazione importante per tutti gli appassionati di calcio, ma più in generale anche per i ragazzi della nostra comunità. Quanti posti tiene il campo? Allora, le tribune possono ospitare fino a 700 persone e quindi, come dire, possiamo permetterci anche di ospitare manifestazioni di una certa rilevanza, ma l'obiettivo più importante è quello, lo dicevo prima, di dare la possibilità ai circa 150 ragazzi del settore giovanile di avere un campo adeguato dove potersi allenare e giocare la domenica. Peraltro so che ci sono diversi spogliatoi, quanti spogliatoi avete? Sì, ci sono 6 spogliatoi, quindi c'è anche la possibilità di avere incontri molto ravvicinati, non ci sono sovrapposizioni. È una struttura che credo in questo momento ce ne siano poche nel nostro territorio intorno, e ecco, penso che ci potremo togliere tante soddisfazioni. Quindi Castelnuovo Calcio dove può arrivare a livello di categoria? Avete detto la Serie A fuori onda. No, ci impegniamo affinché, più che altro al di là della prima squadra a cui teniamo, perché sono difendere i nostri colori, ma quello che ci interessa è il settore giovanile. La nostra soddisfazione è vedere qualche ragazzo che magari finisce a giocare in questi anni, devo dire che diversi ce l'hanno fatta, finisce a giocare tra i professionisti. Questa è la nostra soddisfazione. Questa è una soddisfazione, sono d'accordo con te, ma anche la soddisfazione di aver creato un impianto con una sicurezza importante, perché 6 spogliatoi significa che si può giocare fuori uno dentro l'altro, perché avete la possibilità in questo periodo del Covid di sanificare completamente gli spogliatoi in tempo debito. Esatto, e ora è un bel vantaggio in questo momento, esatto. Tra l'altro abbiamo 6 spogliatoi e in questo momento di pandemia, ahimè, è un vantaggio perché ci consente di poter giocare una partita dietro l'altra e di avere modo quindi di sanificare tranquillamente ogni spogliatoio, e questo in questo momento è un bel vantaggio. In conclusione, come voi sapete, noi a Dilettantissimo siamo molto attenti alle panchine. Che panchine avete previsto per chi non gioca spesso? Sono comode? Le possiamo provare. Le proviamo. Dai, direi sono che molto comode. Sono comode? Molto comode, e c'è una bella visuale del campo da qua. C'è una bella visuale del campo, ma sono fredde, sai, qua è come temperatura, mi sembra un pochino più fresca. Sono adeguate per un giocatore di calcio, bisogna sopportare il freddo e il caldo. Grazie.